E ciao ragazzi e bentornati su Yokai Watch Italia. Oggi, dopo il video che abbiamo fatto, anzi che ho fatto sul nostro mitico ZZ Noah, che tra l'altro vi consiglio di andare a recuperare perché è tanta roba questo yokai ed è fortissimo ed è addirittura esclusivo, quindi tanta roba. Oggi siamo andati nell'account di Simone, che ovviamente ringrazio, che ci ha permesso di portare questo contenuto incredibile. Oggi andiamo a vedere un altro yokai molto particolare, sempre esclusivo Nyambo. Sto parlando di... eccolo qui, signori, Last Kira Koma. Un altro Z che noi non abbiamo sul nostro profilo, che però vorrei tanto avere. Però comunque compenso abbiamo trovato Lightning Shogunian ed è, sono più semi soddisfatto, dai. Comunque eccolo qui il nostro mitico Last Kira Koma, anche lui rango Z esclusivo a Nyambo, che ovviamente è un incrocio tra Shogunian e Komashura, ovviamente. In particolare Last Shogunian e Kira Koma. Questo yokai è molto particolare perché, pur non avendo tantissimi punti vita, ne ha solo 845 rispetto all'attacco che ne ha quasi 2000, anzi quasi 2000, 1100 quasi, è uno yokai un pochettino meno scarso rispetto a Noah, perché Noah, ragazzi, Noah è tanta roba. La cosa più interessante di questo yokai è la passiva, perché ha la passiva che lui boosta sia la tribù dei misteriosi sia la tribù degli audaci, perché ovviamente è uno yokai ispirato a Shogunian, che è della tribù degli audaci, e Koma Demone, che è della tribù dei misteriosi. Quindi ovviamente hanno mischiato entrambe le cose. Ovviamente faccio vedere anche Energy Max, ma lo vedremo meglio in partita. Bellissimo, ragazzi, è bellissimo e potentissimo pure lui. Ho preparato un team apposito, questo qua era il team per Noah, vi ricordo di andare a vedere il video perché è tanta roba. Il team è questo qui, semplicemente non è che abbia messo poi così tanta roba interessante. Abbiamo, vabbè, vi faccio vedere io, okay, abbiamo Dogushaku o Rovinosa, come volete chiamare. Anche lei è un booster di attacco mega booster. Questo qua è il tizio di Monster Strike, anzi la tizia, non so come si chiami. Il mitico Last Wild Boy, che in realtà è qui solo per la tribù Tribe Unity, non è che sia così fondamentale. E poi abbiamo la torre, che è un booster di punteggio. Qua vedo se sta reccando. Sì, sta reccando, yeah. Bene, allora andiamo da Poliministro, che è ormai diventato il nostro amico di fiducia qui per fare i video. Tanto lo sto registrando subito dopo il video di Noah, tanto per anticiparci con i video. E andiamo dal nostro mitico Poliministro e vediamo un po' com'è lo yokai in sé, ok? Ha un Energy Max non troppo particolare, nel senso che è semplicemente un attaccante che scoppia dei pugni a random, quindi non è un Energy Max super particolare rispetto a come quello che magari è Noah. Però di sicuro l'esclusiva le vale, nel senso, io sconsiglio vivamente di shoppare le Nyambo, ok? Perché a meno che voi non siate sicuri che riuscite a trovare le ZZ, anzi in realtà non si può nemmeno prevedere, non ci sono determinati drop rate. Volendo sì, in realtà, perché magari facendo un tot di multi vi danno uno Z assicurato, è ok. Però bisogna anche vedere il quantitativo di soldi che dovete spendere per avere uno Z, e se li comparate a magari delle summon normali, capitemi che non è poi così tanta roba. Ok, allora andiamo a provarlo. Attiviamo ovviamente tutti i boosters, andiamo anche con la torre e godetevi, ragazzi, il suo Energy Max. C'è qualcosa di veramente bello e OP più che altro, perché credo sia uno dei migliori yokai nella tribù dei misteriosi. Un altro, cioè veramente fantastico, ragazzi, veramente fantastico, veramente fantastico.
Allora, cerchiamo di fare un altro fever. Questo video sarà un pochino più corto rispetto a quello di prima, perché non posso farvelo vedere nello score attack, perché i misteriosi non li possiamo usare nello score attack. Quindi è un attimino un po' così questo video. È più che altro uno showcase generale dello yokai, che secondo me è più raro. Cioè, nel senso, è meno raro rispetto a... Oh no, cosa ho fatto? Sono un pollo. Sono un pollo, dovevo aspettare. Ok, vabbè, niente. Poliministro si è ripreso. Come sapete, il nostro termico Poliministro, potete andare a fare delle combo veramente infinite se avete voglia. Ma insomma, non ve lo consiglio, una perdita di tempo un pochino, un po' così. Vai, carichiamo anche il nostro amico Wild Boy, sempre di Gakuen. Siete contenti, ragazzi, che non fanno più 20 di qua? Quindi finalmente mi sono un po' rotto le palle di Gakuen. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche del nostro caro amico Last Kirakoma, che ha preso il possesso ormai di questo video. Il video è intitolato di lui, che tra l'altro è uno yokai che io adoro, cioè nel senso, perché sono fan di Shogunen, ecco. Si capisce che mi piace Shogunen? Beh, forse no, secondo me no. Vai, un altro Energimax, che cioè non cioè è troppo bello, non gli si può dire nulla, non gli si può dire nulla. Vai di nuovo con Wild Boy. Easy, vai. Come vedete, i danni non sono tantissimi, forse perché ho sbagliato io a fare il team, ma anche perché va utilizzato in una maniera un po' così, ecco. Non è la potenza della potenza, non è lo yokai più OP del gioco, questo lo sappiate anche voi, però comunque ci sta, non è male, non è assolutamente male. Più che altro lo faccio perché è uno yokai, faccio vedere perché è uno yokai esclusivo, che sicuramente non si trova così dall'oggi al domani, ecco. Quindi ho fatto questo video più che altro per quello. Niente, se il nostro caro amico Poliministro magari ci fa fare un altro fever, in modo che così lo rivediamo in tutto il suo splendore. Signor Poliministro, ok, grazie. Grazie signor Poliministro, che è sempre al top. Hashtag top Poliministro nei commenti, perché il Poliministro è... Poliministro, ragazzi, è tanta roba. Ringraziato nei commenti che ci ha permesso di fare il video. È più importante Poliministro che Simone, ragazzi. Simone ci ha dato l'account e basta. Poliministro, no. Ok, vai di nuovo con l'inlastico in tono. Bellissimo, io veramente non so cosa dire. Troppo bello. È troppo bellissimo. Bellissimo e pazzurdissimo. Vai, ricarichiamo anche, mettiamo il boost del punteggio, vai. Cioè, veramente bello. Lo starei qua a guardare per ore. E dai, andiamo a buttare fuori, cioè andiamo a buttare giù questo nostro caro amico Poliministro. E io direi che possiamo chiudere il video. Vai, un altro e ultimo Energimax del nostro caro amico Last Kirakoma. Boom, ucciso. Incredibile, fortissimo e bellissimo. Mi ha doppiato pure il sushi, capito? Così, mi ha fatto il contentino il Poliministro. Grazie mille, signor Poliministro. Sempre gentile. Quindi, ragazzotti, questo era il nostro caro amico Last Kirakoma, che insieme al video di... ieri, o ieri non so quando è uscito questo video, forse uscirà dopo rispetto a Noah. Comunque, questa qui è la doppietta di yokai che vi volevo far vedere in questi video, un po' così. Purtroppo è l'ultimo, perché non credo Simone abbia qualche altra roba interessante da farvi vedere esclusiva a Nyambo, più che altro perché insomma, sono comunque soldi, le andiamo, vi ricordo. Quindi non è che uno i soldi li butta fuori dal culo. Quindi niente, questo era Last Kirakoma.
è bellissimo, incredibile, pazzurdo, come si direbbe. E questo era Noah, lo ZZ, che vi consiglio di andare a vedere il video perché è troppo, troppo, troppo bello. Quindi, iscrivetevi al canale, ragazzi, attivate la campanella. Io vi ringrazio e ringrazio ancora Simone che ci ha dato l'opportunità di fare questi due video su questi due yokai bellissimi ed esclusivi. Se vorreste anche vedere altri account, magari con altra roba esclusiva in Yambo, fatemi sapere e vedo se riesco a recuperarli. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!